Il programma è presentato da... My mama used to tell me, girl, ain't that cool. Salve ragazzi Mr. Student, siamo qui alla Madegra. Siamo reduci da delle interviste fatte all'università stamattina fra gli studenti sul problema del lavoro e abbiamo scoperto che tra gli studenti non è molto optata la professione del pizzaiolo, quindi ora andremo a parlare con Nello, proprietario della Madegra. Andiamo! Ciao, con la crisi di oggi è meglio fare il pizzaiolo ben pagato oppure prendersi un titolo di studio, penare e a me avere onore ma essere sottopagato? Sicuramente il pizzaiolo ben pagato, sicuramente. Perché? Beh, comunque con la crisi di oggi, se si trova un posto di lavoro è meglio tenerselo, credo. Sì, infatti, meglio pensare ad avere, a vivere bene che... Base economica, sicuramente. Ok, ti ringrazio. Gentilissimo, ciao. Secondo me con i tempi di oggi è meglio fare il pizzaiolo che essere pagato. Perché capisci, cioè, puoi fare laureato e tutto, ma se a fine mese non tieni i soldi e non ti paghi le bollette, te lo fai fritto se non è che sei avvocato. Infatti, infatti, pensare prima a vivere e poi semmai... Così va bene. Ok, grazie. Io non penso che i pizzaioli siano tutti ben pagati. Vabbè, metti nel caso in cui ti trovi a fare la pizzaiola e sei pure ben pagato. Preferisco rincorrere i miei sogni. Se poi per caso dovessi fallire, magari mi metterò a fare il pizzaiolo. C'è sempre un'alternativa. Sì, c'è l'alternativa. Le pizze le so fare, quindi posso... Quindi già siamo a buon... Sì, posso sempre lanciarmi. Ok, ti ringrazio. Va bene, grazie. Facendo proprio a me questa domanda, il pizzaiolo, sì, tutta la vita. Perché? La vita. È perché il pizzaiolo guadagna, il pizzaiolo lavora all'estero, si apre una pizzeria all'estero, si abbusca i soldi. Quindi preferisci i soldi al... al... Però se allora uno deve fare quello che gli piace, poi il pizzaiolo secondo me è un bel mestiere, secondo me. Cioè, la gente guadagna facendo il pizzaiolo, si aprono le pizzerie, c'è gente che va in America e... mantiene generazioni e generazioni quelle pizzerie che si aprono là. Va bene, ti ringrazio. Figurati. Beh, che devi una laurea, è sempre una laurea. Se no, per esempio, io qua che all'università che venivo a fare. Cioè, credo che una laurea ha sempre importanza rispetto a un pizzaiolo, rispetto a uno che fa un mestiere, diciamo. Però ti offrono un bello stipendio. Cosa faresti? Lo stipendio, dipende. Ma io sono della convinzione che la laurea è sempre la laurea e che sia sempre, buona averla. Poi ovviamente se si riesce a integrare, fare il pizzaiolo e avere la laurea, meglio ancora. Quindi cultura e soldi. Esatto, esatto. Va bene. Giusta doppietta. Va bene, ti ringrazio. Niente. Ciao. Allora Nello, siamo in Campania, la patria della pizza. Nonostante ciò, però, tra gli studenti non c'è appeal verso questa professione. Come mai, secondo te? Perché è una professione che ha bisogno di tanti sacrifici, di tanto sudore, e purtroppo io riesco a portare avanti questo tipo di discorso perché vengo da tre generazioni, quindi mio nonno, mio padre hanno fatto sì che io vado avanti con questo tipo di mestiere. Ma per quanto riguarda i giovani c'è un po' di problematica, perché visto che ci vuole tanto sacrificio, tanto spirito umano veramente per lavorarci, è un po' sacrificato. I giovani si stanno buttando tutti sull'informatica, su internet, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi sta facendo sì che questo mestiere lo si sta collegando sugli stranieri, visto che tanti locali non hanno più il classico pizzaiolo napoletano o classico pizzaiolo del posto, ma pizzaioli stranieri. Scenderemo giù nei laboratori dove Nello ci mostrerà come nasce, come si fa la pizza, insomma, ok? Okay. Andiamo. Io tengo un draio. Ho steso la pizza, l'ho messa sulla tavola delle pizze, viene messa prima la mozzarella, il nostro procedimento della pizza al nero, viene messa prima la mozzarella, poi il pomodoro, formaggio, grana padana e olio d'oliva chiaramente, e poi tutto al forno. Quanto tempo dura la cottura? La cottura dura circa dai 3 a 4 minuti. Quando ci si accorge che la pizza è pronta? Si accorge della pizza quando è pronta, quando si va a vedere sotto al fondo della pizza le varie cotture dei puntini neri che si vanno a formare.
quelle sono le giuste indicazioni per quanto riguarda la cottura. Allora, la ristorazione della pizza è un'attività molto antica nel tempo. Secondo te come possiamo far avvicinare i giovani d'oggi a questo tipo di attività? Quello che posso dire ai giovani è che è un tipo di mestiere come il pizzaiolo che è molto moltissimo affascinante. Basterebbe un po' di buonsenso e avvicinarsi a questo tipo di mestiere, perché è un qualcosa di creativo. Tu nel creare una pizza è un prodotto che tu è tuo, lo devi creare e lo devi far sì che lo componi in un modo perfetto e buono nello stesso tempo da gustare il palato del cliente. Quindi bisogna solo tanto sacrificio e far sì che i ragazzi si avvicinino a questo tipo di prodotto, tipo di mestiere. Grazie a Nello, abbiamo realizzato questo tutorial su come si fa la pizza. Se lo studio non vi appaga, ragazzi, mi raccomando, non sottovalutate queste professioni. Vi aspetto, sapete dove trovarmi. Ciao ragazzi. Nel frattempo mi vado a mangiare una pizza. Buonissimo. Il programma è presentato da... My mama used to tell me, girl, you ain't that cool. To see a man you love.